Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Torniamo su eFootball 2023 oggi per fare il nostro esordio in Divisione 1. Non l'avevamo ancora fatto, in questi giorni in live abbiamo fatto tante amichevoli. Vi ringrazio per il supporto che mi state dando, perché ci stiamo iscrivendo in tantissimi e soprattutto stiamo salendo veramente tanto anche quando siamo in live di spettatori. Quindi è molto molto importante il vostro supporto. Mi raccomando, continuate anche su YouTube, perché anche qua stiamo avendo una crescita molto molto importante. Oggi per il nostro esordio, lo avete letto dal titolo del video, andremo ad utilizzare Hulk dei contratti mirati. So che è una pazzia, ieri l'abbiamo usato in live nelle amichevoli e diciamo che non fa proprio schifo, però è tronco, ovviamente è tronco. E le sue abilità, ragazzi, si becca un più uno su tutte le stats, fa 80 di dribbling in game, fa 94 di potenza tiro. Sono curioso più che altro la sua potenza tiro. Ieri ripeto, in live ci siamo divertiti. Qualora non l'avesse ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi anche al canale Viola, molto molto importante. Lì sono in live praticamente ormai tutti i giorni su eFootball, quindi passate a trovarmi, vedete che non ve ne pentirete, ci divertiamo tantissimo. Quindi oltre a questo, amici, andremo a fare questo tipo di prova sul campo, ma giusto per memare, non ve lo consiglierei mai di andare a buttare un contratto 5 stelle per un giocatore che non dice nulla, però almeno viene fuori un contenuto interessante, ci divertiamo e ci facciamo due risate. Ripeto, sicuramente i giocatori che andiamo ad affrontare oggi saranno devastanti, infatti partiremo comunque con Gabriel davanti e inseriremo poi Hulk strada facendo. Non mi aspetto nulla, nel senso che non ho obiettivi veramente alti, perché io in divisione 1 ci arrivo, poi mi diverto tanto, non posso più scendere una volta arrivato in divisione 1, quindi è già buono fare dei test, divertirsi e fare comunque delle prove esotiche come in questo caso. Quindi partiamo con la nostra solita formazione, l'avete già vista prima, la rivediamo ancora. Squadra confermata al 100%, Bellingham confermato in mezzo al campo come trascinatore che pulisce tutte le palle sporche, Fabinho uguale come sostituti, comunque abbiamo tanti giocatori all'altezza. E poi ragazzi, Hulk, andiamo a giocare la nostra prima partita in divisione 1. Fa un certo effetto comunque vedere classifica e divisione, lo stemma della divisione 1, che è molto molto bello tra l'altro, bisogna essere onesti. E la prima partita che faccio in divisione 1 in generale sul mio primario, giochiamo contro un divisione 2, quindi va bene, cerchiamo di fare bene, rispettiamo sempre l'avversario. La gente gioca ovviamente alle Football Stadium, perché comunque è tarato così con certe squadre. Noi oggi utilizziamo la maglietta nera, dai. Ho intenzione di non tagliare, ragazzi, questa volta le partite, ce le godiamo proprio di per sé e ci facciamo la nostra run tranquilli. Qua adesso c'è Danilo, mannaggia, che è giù al massimo, quindi dobbiamo impostare Guardiol come terzino sinistro, che all'occorrenza può tornare utile. Lui io me lo porto semplicemente in panchina perché è polivalente, ragazzi, può fare più ruoli ed è comodo. E sinceramente si può avviare tranquillamente anche al big time, che è devastante, però va bene anche Guardiol. E sostituti stanno tutti bene, vediamo la squadra del nostro avversario, gioca con un 4-3-3. 4-3-3 molto molto interessante. Bruno Fernandes, tanta roba, dovrei provare anche lui. Magari il prossimo episodio lo concentriamo su Bruno Fernandes. Però squadra bella la sua, andiamo a giocare e vediamo come va, ragazzi. Eccoci qua. Lui ha un modulo che dove attaccherà sicuramente al centro e andrà sulle seconde punte, che in questo caso sono Messi e Mbappé, Neymar, insomma i suoi top che ha a disposizione, quindi i terzini potrebbero essere tranquilli sotto questo punto di vista e non troppo larghi. Quindi sì, cerchiamo di fare subito bene, palla che la CPU decide di dare subito a chi vuole lui. Ok, gestiamo un po' il pallone, non è un problema. Dai Fabinho, ti vedo un po' molle oggi. Mamma mia, raga, si muovono in maniera totalmente imbarazzante. Mamma mia. Ok, prima azione per lui. Io in mezzo al campo non faccio in tempo a fare mezzo giro col giocatore, che subito me la prende perché si muovono malissimo. Però, ripeto, non è un problema. Toccherebbe vincere questa partita, perché comunque siamo in alto e potremmo guadagnare non tanti punti, perché comunque le divisioni basse non portano tanti punti, però... Se la CPU comincia a farmi fare
qualche passaggio che decidi di fare, magari. Dai, Gabriele, con questi colpi di tacco che non sei in grado, amico mio. Bravo, Guardiol. Bravo, eh. Ma questo è un passaggio. Non ha molta potenza, purtroppo. Però va bene. Dai. Mbappé, dai però, ma quanto ci vuole a correre? Mamma mia, quanto ci vuole per recuperare quel pallone? Gabriel! Bella parata, mi sa che l'ha mossa in manuale, eh? L'ha mossa in manuale. Cioè, ragazzi, avete visto quando ci ha messo Mbappé ad andare a prendere quel pallone? Oggi sono Simone in maniera goffa. Andiamo con Messi perché comunque è basso. Qualcuno mi ha chiesto: Genova, perché hai rimesso Messi e lasciato Maradona in panchina? Ragazzi, questo Messi è semplicemente buggato ed è davvero devastante. E quindi preferisco mettere comunque Messi piuttosto che Maradona, che fisicamente purtroppo, pecca tantissimo. È forte nello stretto, grande dribbling, ma appena riescono a toccarlo lo spingono via. Comunque da subentrante è perfetto. Vediamo. Ah, che sfiga, bella comunque. Siamo arrivati due volte, stranamente a colpire di testa. Strano, perché di solito io non riesco mai a colpire di testa. Ok, riprendiamo palla. Ci vuole lucidità in questi casi, ragazzi, eh? Gestire palla, assolutamente. Possiamo farcela. Guarda lì. Dai, Bellingham, non aver paura. Bella parata di... Tieni, 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 Guardiol. Ok, dagliela lì. Buona, vabbè. Sapevo che l'avrebbe preso di testa lui in faccia, però va bene, va bene, va bene. Partita tesa, partita molto, molto interessante. Vediamo un po'. Il peso specifico di Gabriel, ragazzi. Però Mbappé sta andando lentissimo, eh. C'è Mbappé. Di solito quelle robe lì, almeno il primo scatto lo fa bene. Bella lettura di Rudiger, ragazzi. Wow, vedete Messi? Comunque si destreggia bene. Ha un buon passo, ha un bel tiro a giro. Comunque sto quad pack Argentina è devastante. Allora, torniamo da Messi. Vediamo. Vediamo di riuscire a fare un gol. Dagli Etonio. E niente, non riusciamo veramente. Nonostante io la freccia, la direzione del colpo di testa la spingo sempre verso il basso, c'è poco da fare. Belle letture, eh? Belle letture che fa Rudiger, molto molto interessanti. E... Sto facendo una fatica, ragazzi, a vedere bene Mbappé, che veramente, eh. Come fa a essere fallo, ref? Come fa ad essere fallo? Non mi sembrava fallo assolutamente questo. Va bene. Questo punto è che fa un tiro, eh. Guarda che fa un tiro. Dai, Gabriel. Ok. Ma cosa ha preso, raga? Cosa ha preso, ragazzi? Potevo magari avvicinarmi un po' di più, però.
Vediamo di riuscire a fare sto gol, dai, su. Dai, Gabriel. Dai, Kylian. Ma che è sta roba? Ma che succede? Che cosa succede? Ma perché Mbappé va malissimo oggi? No, non ci credo. È andata a vuoto. Avete visto il passaggio di Fabinho? Ma cos'è che sta succedendo a questo gameplay oggi? Vabbè, 0-0 ragazzi, secondo me meritavamo qualcosa di più. I giocatori di riferimento come Mbappé stanno facendo veramente una fatica immane. Come vedete siamo a 7 tiri contro 3, però le statistiche stanno a 0 quando non la butti dentro. Quindi strano, un gameplay abbastanza marcio quest'oggi, eh. Stiamo attenti e vediamo col secondo tempo come va. Eccoci qui, secondo tempo. Ok, dai. Però non stiamo giocando affatto male. Bisogna essere più che altro convincenti in attacco, eh. Se riusciamo, magari. I suoi quando devono arpionare la palla, comunque la arpionano bene. Invece i miei praticamente cosa fanno? Guarda come corre su Mbappé. Guarda come corre su Mbappé. Devo stare attento, devo stare attento. Su Mbappé va a 300 all'ora. Il mio per girarsi ci mette 4 giorni. Vediamo un po' là. Che fa? Cioè, è possibile che c'è sempre qualcuno fuori dall'area pronto a prendere palla? Non c'è mai nessuno dei miei che marca. Cioè, ce ne sono due su una persona sola. Che cavolo. Ah, sempre a sta roba, eh. Fallo, ref. Ragazzi, non sto controllando i miei giocatori. Cioè. E guarda. Guarda, Messi, quanto ci mette, ragazzi. Ma cos'è sta storia? Ma cosa succede? Che gameplay marcio è oggi? Ma che palle. Dai, Gabriele, che è lì! Messi, levati dal cazzo, Guti, in mezzo ai coglioni! Guti se n'è andato, Guti. Non ho detto di darla a lui nella maniera più assoluta, eh. Manco a lui. Dai. Vabbè, ragazzi, non c'è niente da fare, dai. Va bene. Pausa lui. Vediamo noi cosa possiamo fare. Bellingham, lo togliamo. Ci mettiamo De Paul, che mi sembra uno che ne abbia un po' di più. Mettiamo Modric come trequartista, ragazzi, perché mi sembra un'ottima soluzione. Al momento lasciamo Gabriel ancora, ragazzi, perché Hulk, secondo me, con questo gameplay già sono tutti troncheggianti. Poi Gabriel, no, proprio non me la sento di toglierlo adesso. Almeno cercare di fare un gol. Haaland davanti. Attenzione, mamma mia, non c'ho spazi proprio. Sono tutti fermi. Mazza che legnata che gli ha dato. Ma perché mi cambio il giocatore? Dai.
Vai Kylian. Ma perché scivoli quando gli fa una roba? Perché scivoli sempre? Attenzione, niente, io non riesco a prendere la palla. Perché scivoli sempre? Puttana troia. Non ci credo che fa degli stop del genere. Non ci credo che fa degli stop del genere, dai. Dai, esci per favore, dai. Facciamo qualche altro cambio. Mi sembra ridicolo questo giocatore in questo momento. Teniamolo ancora perché sta bene, però... come sta? Cioè, sta bene. Sta proprio bene. Mazza, se è andato. Che mi fa quel tezzino? Ok. Ok, dai, continuiamo così. No, non capisco, veramente. Vediamo un po'. L'abbiamo messo, ragazzi, l'abbiamo messo. Adesso Hulk è davanti. Messo Rodri. Stop di palla. Perfetto. Bravo Bastoni. Qui c'è proprio poco spazio. A parte che lui sta difendendo tantissimo, quindi non abbiamo veramente modo di far entrare sto pallone. Mamma mia, il passaggio. Eccolo qua, Hulk. Immaginavo, bella. Poi tra la trasparenza, vai Hulk. Niente. Vai, cambiami sempre il giocatore giusto, vai. Ragazzi, i giocatori fanno quel cacchio che vogliono. Cioè, non ci voglio credere. Mazza che gameplay, raga. Mamma mia. Oh! Mamma mia, che fatica, ragazzi. No! Ma Modric, ma che cacchio di passaggio è? Sul portiere! Mamma mia. Butta via sta palla, butta indietro. Boh. Bello! Non famo cafonate! No! Madonna, no, ragazzi, no, dai, non è così che funziona, però. Ma ha switchato il giocatore sbagliato al momento che non doveva farlo. Ma che cacchio! Ma dai, su! Dai, no! Che azione! Nel gameplay più disastroso! Madonna, scusate ragazzi, ma io poi lo sapete che mi arrabbio, perché davvero c'è un gameplay da fare schifo certe volte. Dai. Va tenuta lì quella palla. Va tenuta quella palla lì. Va tenuta quella palla lì invece che buttarla a cazzo di cane come ho fatto io. Non fatelo mai, non fatelo mai. Ma questo c'ha Haaland davanti e bisogna stare attenti mo sul calcio d'angolo. Poi sulla ribattuta finirà al centrale, che tirerà col tiro sensazionale. Ormai so a memoria come funziona. Dai. Io ho visto una girata di Kylian Mbappé che ci ha messo 2 giorni. Succedono queste cose, succedono. Anche perché alla fine lui non ha giocato male. Però io non riuscivo tante volte a controllare i miei giocatori. Però parlando di Hulk, è il nostro... ci dà 25 punti, che è buono. Vabbè, a noi va tutto bene, non mi interessa se arriviamo primi, secondi, va bene. Noi testiamo i giocatori. Io non capisco se questo Mbappé oggi sta bene, perché dobbiamo farci un'altra, quindi speriamo bene. Continuiamo.
Ricordiamo che Hulk lo utilizziamo sempre a partite in corso, ragazzi, perché non vorrei rischiare, non vorrei rischiare mai. L'avversario trovato, ragazzi, dai, va bene così. Vediamo che mostro ci abbina. Divisione 1, classifica 12.366, andiamocela a giocare. È la nostra portata, questo probabilmente è appena arrivato in divisione 1. Allora, se giochiamo in casa, questa è una bellissima cosa. Vediamo se... ma non si può impostare un pallone diverso ogni tanto? Giocabilità, regolamento, vediamo un po'. Eccolo qua, pallone football 2020, togliamo sta roba e ci mettiamo questo qua della Nike del Brasile, che mi ricorda tanto la Samba. Pom pom pom. E adesso vediamo un pochino come stanno i nostri. Speriamo che Danilo stia bene adesso. Sì, Danilo sta bene, tutta la squadra sta da Dio. Vediamo come sta Hulk. Sta bene, tutta la squadra sta bene, sono contento. Meno male, va bene così. Questa è la squadra del nostro avversario, un avversario che gioca 3 in difesa con 4 centrocampisti centrali, di cui un mediano, però 3 centrocampisti centrali, un mediano e 2 seconde punte e una prima punta. Squadra abbastanza compatta centralmente. Non da sottovalutare perché comunque è un divisione 1, però secondo me sarà difficile sotto l'aspetto dell'intensità centrocampo, perché comunque tanta roba, una squadra probabilmente anche quasi full base, insomma non è è da elogiare questo ragazzo intanto, assolutamente. Eccoci qua ragazzi, dai, ultima partita dell'episodio, una bella recensione su Hulk. Vediamo magari se tutto va come deve andare, anche se poi comunque lui dovesse vincere, lo mettiamo lo stesso Hulk, eh. Però ha fatto una bella azione, prima Hulk l'ha messa in mezzo. No Gabriel, no, dovevi essere rapace d'aria Gabriel, cosa hai fatto amico mio? Oh, troppo forte. Prima azione per noi. Grande azione. Recupero palla da parte di Gabriel. Sempre top. Non ha ancora segnato oggi. Non ho potuto urlare. Bella. Bella questa velocità che ha Fabinho. In due, nessuno ci va, però ci va Gabriel, che fa un passaggio delicato con il suo piede non ruvido di più. Bello. Bello. Opa, guarda. Andiamo. Gabriel. Oh, Gabriel, cosa gli aveva messo? Un cioccolatino, Gabriel. Messi? Mamma che bella palla che gli aveva messo, cazzo. Bellingham, che giocatore ragazzi. Vai lì. Corre. Ma che passaggio è? Messi. Ma Dio mio. Messi. Dai. Gabriel, ma non mi cambiare il cursore quando vuoi, devo mettere semi assistito, cazzo, dai, sì Gabriel, prova, oh, non sbagliare, rete, buono, bella azione per noi, bello, stiamo giocando bene, dai, adesso già il gameplay vedete è un po' cambiato rispetto a prima. Kickoff. Vai.
Va bene, dai. Va bene. Bella azione anche per lui comunque, molto ragionata. Ok. Che fa? Dove va Fabinho? Ragazzi, ha toccato la palla a Fabinho e se n'è andato, dritto per dritto. Come se il pad avesse dei problemi. No, non ti dico cosa succede, che si è fermato. Ma non ci credo, si è fermato. Ragazzi, si è fermato Mbappé. Si è fermato Mbappé. Non mi faceva andare avanti. È incredibile sta cosa. Va bene. Che dirvi? Sto notando che anche in altre situation succede. Dai Kylian. Clic, cocchettone. Niente. Non esce. Perché lui è molto bravo. Ovviamente nel rialzarsi. Vediamo se riesce. Op. Me coglioni. Allora, vediamo se riesce. È andata. Ma meglio quella palla, Guti. Andiamo, non esultiamo neanche. Poteva darla meglio quel pallone in allungo. Niente qua, ho sbagliato io. Ho visto che c'era Mbappé, però sincero non me la sono voluta rischiare. Stiamo attenti sempre, concentrati, Dai Danilo, bravo. Bravo un cazzo. Non forziamo. Anche se la davi di prima era meglio, secondo me. Qua è sempre l'errore che faccio io, Mamma, che culo che gli ha rimbalzato male. Ancora sto pensando a quella cagata che ha fatto Mbappé, ragazzi. Che si è fermato. Questa è una questione proprio di gameplay, Non c'entra un cazzo. E Guti è già il terzo passaggio che sbaglia facilmente, Dato. Bravo Rudiger. Bello. Adesso ragazzi facciamo la cagata. Comunque tripletta di Messi, Se parlavamo prima nella partita precedente del perché io scegliessi Messi piuttosto che Maradona, Messi comunque fa quel tipo di giocate. Siamo 6 tiri contro 1, quindi Gabriel oggi non ha fatto gol, però ha fatto sempre il lavoro eccellente per la squadra. Ma adesso è arrivato il momento del signore della guerra. Vediamo un pochino quello che riusciamo ad imbastire con lui davanti. La partita lo permette, in questo caso siamo 3-0, basta essere un attimino più lucidi, sempre lucidi e concentrati, Comunque guardate Bellingham che cacchio fa, eccolo lì, attenzione. Boh, non so cosa sia successo a questo Mbappé, ragazzi, ve lo gioco troppo probabilmente. Che lag. Bello, bravo. E va a selezionarne uno, no? Mo' qua magari proverà un po' ad attaccare lui, Selezionami sempre il PG che... Mamma mia, io non l'ho fatto quell'intervento qua, Non l'ho fatto io quell'intervento qua. Vediamo un po' cosa fa. Comunque, nonostante il risultato, è molto bravo lui, bravo. Ho spostato il portiere. Ha fatto una bella cosa. Non credevo neanche riuscisse a passare la barriera, però va bene.
Niente, ragazzi, non Messi non corre più. Sarà fallo? No? Ma Messi, cosa fai di testa? Cosa fai di testa? Mamma mia. Messi di testa, ragazzi. Messi di testa. Puttana, che schifo. Non ho mai... Non ho fuori gioco, ovviamente. Messi di testa lì. Tutta la porta spalancata va di... Si abbassa, va di testa. Ma tira una secca di prima di collo. Non è la prima volta che fa ste robe questo game, eh. Bravo Hulk. C'era lì Guti. Oh, selezionami uno. Non riesco più a tenere la palla perché i giocatori ovviamente si stanno facendo i cazzi loro. Fallo, ref, ref, quello è fallo. Ma ha fatto ostruzione. Lui è già il terzo fallo che fa quando arbitrano, quando arbitra il giapponese, veramente è una roba imbarazzante. C'è un po' di cambi, ragazzi, quel che è veramente scarso. Secondo tempo lui comunque è venuto fuori bene, nel senso, bravo, eh. Ma Modric, mettiamo qua, beh, Modric, sì, lo lasciamo lì, mettiamo De Paul lì e Kylian lo togliamo perché sta facendo pietà. E mettiamo Diego sul suo piede forte. Abbiate pietà, ragazzi, ripeto, purtroppo io son fatto così, mi incazzo facilmente. Faccio un attimo strada così faccio tornare la squadra in posizione, tanto non avremmo comunque fatto nulla. Siccome la partita è tornata nuovamente in bilico. Primo tempo non stava facendo nulla lui, ci avete fatto caso. Nel secondo tempo si è ripreso bene, sta facendo il massimo. Adesso un attimo, eh. Ok. Ma cosa? Ma che cazzo? Questo bisogna fare, ragazzi. Vediamo un po'. Hulk. È imbarazzante, ragazzi. Niente. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per noi, dai. Hulk imbarazzante. Niente, non riesco a dargli forza a sta palla. Mamma, bastoni. Ok. Bene, ragazzi, 3-1 per noi, tripletta di Messi, anzi,
ha fatto anche un gol il suo Messi, quindi ho fatto la cazzata io di spostare il portiere al tempo sbagliato, però ci stava, magari se la metteva sul secondo era più difficile. Comunque complimenti ancora al mio avversario, bella partita. Allora ragazzi, ci siamo fatti una cagata con Hulk, ma ovviamente non è proprio quel tipo di DPG che va bene per queste, soprattutto per le divisioni 1. È un giocatore mediocre, sicuramente non all'altezza. Poi bisogna anche tener conto che è un giocatore per un gameplay sbagliato, anche perché tralasciando il fatto che ha controllo del corpo 66, e che vuol dire tronco, sto giocatore dovrebbe essere forte comunque un pochino nel passaggio. Comunque passaggio da 3 c'è 76, velocità 81, invece l'ho sentito veramente troncheggiante anche sotto l'aspetto della velocità. Il contatto fisico difficilmente lo spostano, però ragazzi, colpo di testa quant'è che aveva? 65, stato 67, questa è una punta, queste cose non le sa fare. Per quanto riguarda l'abilità, lui ha comunque finta doppio passo, elastico, Veronica, agire da istante, tiro a scendere, finalizzazione acrobatica, cross calibrato, rabona, leader, specialista dei rigori, però non ha colpo di testa, quindi purtroppo ha delle pecche importanti che fanno di questa carta abbastanza inutile. Però l'abbiamo fatto per me, per divertirci, l'abbiamo fatto entrare in tutto il secondo tempo, però nel secondo tempo il nostro avversario ci ha palesemente schiacciati e quindi dovevamo più difenderci piuttosto che attaccare. Però ha fatto quella crocchettina che ci ha provato, molto lento, e comunque ha tenuto bene il fisico, diciamo che però non è da questi livelli. Ragazzi, io penso di avere tutto quanto, spero che questo contenuto vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete più contenuti con partite meno spezzettate o volete i tagli senza alcun problema, io lo posso fare. Vi auguro una buona giornata, fatemi sapere sotto nei commenti se volete un giocatore che provo in maniera specifica, se passate in live, tutto sotto, link in descrizione con il mio canale Twitch. Io penso di avere tutto quanto, vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.